Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il modulo di VR dei Fat Shark. La primissima cosa da mettere in chiaro è che questa procedura, se non viene eseguita correttamente, renderà inutilizzabile il modulo di VR. In questo caso si devono mandare i Fat Shark in assistenza o ricomprare un nuovo modulo di VR per gli occhiali. Questo video ha solo uno scopo illustrativo, mostrerò passo a passo come aggiornare il modulo, ma non mi ritengo responsabile per eventuali danni che potreste fare ai vostri occhiali. Siete voi che decidendo di aggiornarli vi prendete la responsabilità della vostra scelta. Se non siete sicuri di quello che state facendo, lasciate le cose come sono. Detto questo, l'aggiornamento firmware è utile nel caso avete problemi registrando i DVR con il Rapid Fire abbinato a videocamere PAL. Se notate dei flash neri, il problema è dato dal vecchio firmware. In generale, comunque, l'aggiornamento firmware risolve anche altri bug come ad esempio la perdita di frame nei DVR registrati, quindi potete valutare di farlo anche se non usate il Rapid Fire. Iniziamo controllando se il nostro modello di Fat Shark è compatibile, consultando questa tabella che viene allegata insieme al firmware. In linea di massima tutti i modelli sono supportati, tranne Dominator V1 che non hanno il DVR e Dominator HD1 e V2 che necessitano di hardware aggiornato. Per evitare di danneggiare il modulo DVR dei miei HDO, seguo alla lettera questi passaggi. Per prima cosa formato la scheda microSD direttamente dal menu degli occhiali. Tengo premuto a lungo questo stick fino a quando il LED non rimane sempre acceso. Poi lo tengo sempre premuto fino a quando non compare il menu dell'USD. A questo punto scendo su Format e mando a destra. Dopo scendo su Esegui e mando ancora a destra. Partirà il format. Una volta terminato scollego l'alimentazione. Scarichiamo il firmware dal sito Immersion RC, vi lascio il link in descrizione. Estraggo l'archivio e cancello il file zip perché non mi serve più. Apro la cartella che ho estratto e copio nella microSD dei Fat Shark il file cresf.bin. Bisogna fare attenzione a copiare il file nella directory principale e fare rimozione sicura dell'hardware quando si toglie la microSD dal PC. Dopo aver reinserito la microSD negli occhiali siamo pronti per aggiornare, questa è la fase più delicata. Prima di iniziare mi assicuro di avere la batteria dei Fat Shark ben carica. Dopo aver collegato la batteria il LED inizierà a lampeggiare. In questa fase la batteria non va assolutamente scollegata e la microSD non va assolutamente rimossa. Se questo accade, il DVR diventerà inutilizzabile. Quando il LED smetterà di lampeggiare, scollego la batteria e aspetto almeno 15 secondi prima di ricollegarla. Ok, posso collegare la batteria. Il LED ha smesso di lampeggiare, scollego la batteria e aspetto circa 15 secondi. Ok, ci siamo, ricollego la batteria. Vediamo se riesco a farvi vedere il DVR più da vicino. Tengo premuto a lungo una volta per attivare il DVR. Tengo ancora premuto per entrare nel menu. Ok, dalla videocamera non si vede bene, ma come potete notare il DVR funziona, quindi l'aggiornamento è riuscito. Abbiamo finito, adesso possiamo usare il DVR senza problemi sia con il Rapid Fire che con altri moduli.
A proposito di altri moduli, il Pro 58 con firmware Achilles mi registrava i DVR in bianco e nero. Ora ho fatto una veloce prova con questo modulo e posso confermarvi che con il firmware aggiornato i filmati vengono registrati a colori. Questo era il mio tutorial per aggiornare il firmware DVR degli occhiali Fat Shark. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.